E a pochi giorni dal tentato investimento del prete antispaccio Don Antonio Coluccia a Tor Bella Monaca, oggi si è svolto in prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza con il ministro dell'interno Piantedosi, il prefetto Giannini e il sindaco Gualtieri. Per sapere cosa è emerso ci colleghiamo in diretta con Antonio Scoppettuolo. Sì, buonasera. Allora, come dicevi, il Comitato per la Pubblica Sicurezza è finito pochi minuti fa, 10 minuti fa, un quarto d'ora fa. Cosa è emerso? Innanzitutto la necessità di prendere dei provvedimenti, di potenziare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, perché le cose in campo sono davvero tante. Ricordavi da studio l'episodio, l'attentato che ha colpito il prete Don Antonio, il sacerdote Don Antonio Coluccia, poi gli ultimi fatti, quindi tutto questo ha portato a svolgere un focus su tutta la questione Tor Bella Monaca. Di Tor Bella Monaca si è discusso, ne ha discusso il prefetto Matteo Piantedosi con le forze dell'ordine, con il sindaco Gualtieri e anche con il presidente del municipio, appunto di quel quadrante di Tor Bella Monaca. Possiamo dirvi che intanto questo è il terzo comitato per l'ordine e la sicurezza in 2 mesi che si fa su Tor Bella Monaca. È emerso che sono stati fatti negli ultimi mesi più di 30 sgomberi e però attualmente in alcuni palazzi della zona oltre il 40% degli appartamenti risultano ancora occupati abusivamente. Quindi è emerso che c'è ancora molto da fare. Nei prossimi giorni si riuniranno, ci saranno nuovi incontri. Quello che è certo è che sarà potenziata la presenza delle forze dell'ordine su tutto il quadrante. Per il momento è tutto, linea allo studio.